Ania Pesaresi, veterinario ufficiale di questo caldo concorso di luglio. Come stanno i cavalli? Allora, per fortuna qua alle siepi i cavalli, nonostante il caldo torrido che c'è stato, hanno reagito bene, hanno sopportato bene, perché comunque c'è molta ombra, quindi c'è moltissimo vento, però insomma si muove un pochino di aria, quindi i cavalli riescono a sopportare abbastanza bene le temperature alte. E sicuramente un aiuto da casa serve, cercare di tenere sempre sotto controllo lo stato di idratazione e anche il fatto che il cavallo beva costantemente, abbia a disposizione acqua fresca, è importantissimo. Aiutarli con delle docce anche un paio di volte al giorno per abbassare la temperatura corporea è sicuramente fondamentale, e stare attenti, ecco, che i cavalli non sudino da fermi e abbiano, ecco, tenerli sotto controllo è la cosa fondamentale. Possiamo aiutarli anche con l'alimentazione? Allora, con l'alimentazione sicuramente, aiutarli con la fibra lunga, quindi con il fieno, anche dando magari un paio di volte al giorno un po' di verdura aiuta a mantenerli idratati, tra virgolette, ma certo non è fondamentale, però ecco sì, sicuramente l'alimentazione ha un peso importante, ma più che l'alimentazione l'idratazione è fondamentale con questi caldi, quindi magari sali minerali, elettroliti, aiutarli in questo senso è molto importante.